Gli dei dell'Olimpo mi hanno abbandonato. Ora non c'è più speranza. E Kratos si lanciò dalla montagna più alta di tutta la Grecia. Dopo 10 anni di sofferenze, 10 anni di interminabili incubi, tutto sarebbe terminato. La morte l'avrebbe salvato dalla follia. Ma non era sempre stato così. Kratos era il prescelto degli dèi. Luride creature! Vi rispedirò nelle profondità dell'Ade! Sei tu! Le visioni erano reali! Gli dei mi avevano avvisato che il prescelto sarebbe venuto a salvarci dall'Indra! Ma è troppo tardi! Siamo in trappola! Queste creature sono spuntate dal nulla! Le navi sono state distrutte! Non c'è più speranza, Spartano, anche per... Grande Poseidone. Kratos, prima che tu raggiunga Atene, c'è una missione che devi compiere. Quella creatura, l'Idra, terrorizza i miei mari da troppo tempo. Le tue capacità sono notevoli, ma avrai bisogno d'aiuto. Ti servirà il potere degli dèi. Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Gli dèi saranno con te, Kratos. Ora va, nel nome dell'Olimpo. Indietro! Indietro! Allontanatele dalla nave! Bisogna ucciderle! E quella gigante riesce a guarire le altre! No! Io... No! Non usciremo mai di qui! Spacciati! Siamo spacciati! Siamo già morti!
Salvami! Sono tornato per te. No! Guardate come bestie. Le vittime giacevano davanti a lui. Un ricordo del suo passato da cui non poteva fuggire. La sua unica consolazione era il mare. Tutte le sue speranze erano riposte negli dei dell'Olimpo, che serviva solcando incessantemente i mari da un porto all'altro. Anni, Atena. Per 10 anni ho fedelmente servito gli dei. Quando mi libererete da questi incubi? Ti chiediamo di compiere un'ultima missione, Kratos. La tua sfida più importante ti attende. Ad Atene, che mio fratello Ares tiene ora sotto assedio. Mentre indugiamo, Atene è sull'orlo della distruzione. La volontà di Ares è che la mia grande città cada. Zeus ha proibito agli dei di combattere uno contro l'altro. Ecco perché devi farlo tu, Kratos. Solo un mortale addestrato da un dio riuscirà a sconfiggere Ares. E se davvero ci riesco? Se uccido un dio, le visioni avranno fine? Porta a termine quest'ultima missione e il passato che ti logora ti sarà perdonato. Abbi fede, Kratos. Gli dei non dimenticano chi offre loro il proprio aiuto. Lasciandosi alle spalle la carcassa putrida dell'idra, Kratos salpò ancora una volta. Il suo compito più grande e la libertà della follia lo stavano aspettando nell'antica città di Atene.
Corri! Corri! Quelle bestie hanno preso Atene! Attento! No! No! Non ti avvicinare! Sono arrivati i rinforzi? Ares ha portato queste bestie ad Atene! Senza rinforzi la città cadrà! La porta è distrutta! Dovrai trovare il modo di... Afrodite! Kratos! Gli dèi sono soddisfatti delle tue imprese. Ma le tue attuali capacità non saranno sufficienti per sconfiggere i servi di Ares. Ti concedo il potere di bloccare i tuoi nemici congelandoli. Ma dovrai guadagnarti tale regalo. Medusa, la regina delle Gorgone. Portami la sua testa, Kratos, e ti concederò l'opportunità di usare il suo potere. Congelali e distruggili tutti con lo sguardo di Medusa, e il potere della Gorgone sarà tuo. Gli dèi saranno con te, Kratos. Ora va, nel nome dell'Olimpo. Non temere, Kratos. Io sono l'oracolo di Atene, qui per aiutarti a sconfiggere Ares. Trova il mio tempio a Oriente e ti mostrerò il modo di uccidere un dio. Non avvicinarti, va via!
chi sei. E so cosa hai fatto. Mostro. Aspetta. Sta lontano. Non avvicinarti. Sta lontano. Non avvicinarti, vampira. Grande Zeus, Kratos, la tua potenza aumenta con il progredire del tuo viaggio, ma se vuoi riuscire nel tuo intento, avrai bisogno del mio aiuto. Ti offro il potere del più grande di tutti gli dei, il padre dell'Olimpo. Ti offro il potere di Zeus. Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Devo andarmene! Lascia la leva! Abbassa il ponte! No, no! Non lascerò che mi prendano! Non passeranno! Quei mostri mi faranno a pezzi! Codardo! Oracolo! Kratos, che Atena sia lodata, sei qui. No! Kratos! Kratos, liberami! Devi liberarmi, ne va della sorte di Atene! Atena ha scelto saggiamente, ne ero certo. Chi sei tu? Dunque hai le spade e la tua pelle è bianca come la luna. Sei tu l'eletto, senza dubbio. Forse Atene potrà sopravvivere. Ma fa attenzione, non voglio che tu muoia prima che abbia finito questa tomba. Una tomba? Nel bel mezzo della battaglia. Chi la occuperà, vecchio? Tu, figliolo. Ho davvero ancora molto da scavare qui. Tutto ti sarà rivelato a tempo debito. E quando tutto sembrerà perduto, Kratos, sarò lì per aiutarti. Kratos, aiutami! Aiuto! Kratos, presto! E con quell'atto, Kratos mise in moto gli eventi che l'avrebbero portato alla rovina. Kratos, proprio come Atena aveva previsto. Ma sei arrivato tardi, forse troppo tardi per salvare Atene. O è per salvare Atene che sei venuto? No, io non posso! Non dobbiamo arrenderci! E quando l'oracolo scrutò la sua anima, vide una bestia, oltre che un uomo. Un tempo capitano dell'esercito spartano, Kratos comandava al principio solo 50 soldati. Ma presto i suoi uomini divennero migliaia. I suoi metodi erano brutali, ma efficaci. Ebro di potere, era temuto da tutti. O quasi. Sua moglie era l'unica a sfidare la sua furia. Quando sarai soddisfatto? Quando finirà? Quando la gloria di Sparta sarà nota in tutto il mondo. La gloria di Sparta. Lo fai solo per te stesso. La sua bramosia di conquista non aveva confini.
ma quello che desiderava l'avrebbe mandato in rovina. Per gli dèi, perché Atena dovrebbe mandare te? Stai fuori dalla mia mente! Scegli saggiamente i tuoi nemici, Kratos. La tua forza bruta da sola non basterà per eliminare Ares. Un unico oggetto al mondo ti permetterà di sconfiggere un dio. Il vaso di Pandora, custodito ben al di là delle mura di Atene, nascosto dagli dèi nel deserto orientale. Ma ti avverto, Kratos, molti sono partiti alla ricerca del vaso di Pandora. Nessuno è mai tornato. Attraversa le porte del deserto, Kratos. Potrai iniziare la ricerca del vaso di Pandora. È l'unico modo che hai per sconfiggere Ares e salvare Atene. Kratos, il viaggio che ti aspetta è pericoloso, ma devi affrontarlo se vuoi avere qualche speranza di salvare Atene. L'oracolo ha parlato del vaso di Pandora. Esiste davvero? Il vaso esiste. È l'arma più potente che un mortale possa brandire. E con un'arma simile potrei sconfiggere Ares. Grazie al vaso, molte cose divengono possibili. Per questo è ben celato, in un luogo lontano nel deserto delle anime erranti. C'è un passaggio sicuro tra le sabbie della morte. Ma solo quelli che odono e seguono il canto delle sirene lo troveranno. Devi trovare le sirene, Kratos. Solo loro possono condurti da Crono, il titano. Un titano vivo? Crono è l'ultimo. Zeus l'ha condannato a vagare in eterno nel deserto, con il tempio di Pandora legato alla schiena, finché i turbini di sabbia gli avranno strappato via la carne dalle ossa. Segui il canto delle sirene, Kratos. Il tuo viaggio inizia qui, che ti conduca sano e salvo ad Atene, con il vaso di Pandora. Segui il canto delle sirene, Kratos. Trovale e distruggile tutte. Si aprirà un passaggio attraverso le sabbie della morte. Crono, l'ultimo dei possenti titani, emerse dalle sabbie del deserto. Sulle spalle portava il tempio di Pandora, maestoso e paziente, pronto a sfidare chiunque cercasse il tesoro in esso celato. Thank you.
Per 3 giorni Kratos risalì le ripide pareti della montagna. Sapeva che avrebbe ottenuto il vaso di Pandora, oppure sarebbe perito nel tempio maledetto, senza mai fare ritorno al mondo terreno. Così pensi di poter conquistare il Tempio degli Dei, vero? Non ci è mai riuscito nessuno. Prima o poi le arpie mi riporteranno quello che rimarrà di te perché lo bruci. Gli Dei hanno nascosto il vaso di Pandora affinché nessun mortale ottenga i suoi poteri. Tuttavia ogni anno apro i cancelli a sempre più soldati, collocando sempre più corpi su queste pire. Se fossi in te, me ne andrei. Ma vedo che sei determinato. Va bene. Che gli dei ti diano la forza per scampare ai pericoli che ti aspettano. Buona fortuna, Spartano. Artemide. Kratos, gli dei chiedono ancora di te. Hai imparato bene a usare le spade del caos, ma così non riuscirai a portare a termine il tuo incarico. Ti regalo la stessa spada che ho utilizzato per uccidere un titano. Prendi questo dono e usalo per compiere la tua missione. Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i nemici. Gli dei saranno con te, Kratos. Ora va, nel nome dell'Olimpo. I corpi straziati di chi cercò di raggiungere il vaso di Pandora erano davanti a lui. E all'improvviso Kratos capì chi era il responsabile. Non era la prima volta che vedeva le rovine che Ares e i suoi servi si erano lasciati alle spalle. Kratos l'aveva vissuto in prima persona anni prima.
Come capitano più giovane e spavaldo dell'esercito spartano, Kratos godeva della fedeltà incondizionata dei suoi uomini. Era sempre bastata a fargli vincere ogni battaglia, fino a quel giorno. I barbari a est erano migliaia. E si lanciarono sugli spartani, senza pietà. La battaglia durò poche ore. La disciplina e l'addestramento degli spartani furono pressoché inutili contro le ondate di spietati barbari. I soldati vennero decimati. Mentre il loro giovane capitano vedeva andare in fumo la sua carriera, e la sua vita. Ma per Kratos la vittoria valeva più di ogni cosa, anche della sua anima. Ares! Distruggi i miei nemici! E la mia vita sarà tua! Quel disperato grido d'aiuto avrebbe tormentato Kratos per il resto dei suoi giorni. Per gli dèi. Che cosa sono diventato?
grande Ade. Le tue imprese sono stupefacenti, Kratos, ma le tue abilità non ti condurranno al tuo obiettivo. Come ricompensa ti offro le anime di Ade, le anime dei morti, che sono pronte a combattere al tuo fianco. Prendi quest'arma, Kratos. Assorbine il potere e usalo per sconfiggere i tuoi nemici. Le tue imprese sono stupefacenti, Kratos. Ma ti avverto, quando raggiungerai i piani superiori del Tempio, non potrai più tornare indietro senza il vaso di Pandora. Mentre Kratos risaliva il massiccio Tempio costruito per custodire il vaso di Pandora, si rese conto che era un monumento non solo agli dei dell'Olimpo, ma anche alla follia del mortale che l'aveva progettato. Aveva superato i piani inferiori del Tempio di Pandora, ma ciò che lo attendeva più in alto avrebbe messo alla prova anche il miglior guerriero. Kratos aveva servito gli dèi abbastanza a lungo da sapere che l'arpia era stata inviata come ammonimento dal suo vecchio padrone per ricordare a Kratos la decisione che gli era costata ogni cosa. Era passato così tanto tempo da quando aveva rischiato di morire per mano dei barbari. Così tanto da quando aveva rinunciato a tutto per salvare se stesso. Ares! I cieli si aprirono. E apparve il dio della guerra. Discendendo dall'Olimpo, egli vide le caratteristiche di un dio in un semplice mortale. Ares avrebbe salvato Kratos,
l'avrebbe trasformato nel guerriero perfetto, il suo servo sulla terra. Kratos doveva solo promettere la sua lealtà. La mia vita è tua, Ares. D'ora in poi servirò fedelmente il tuo volere. E segnò la sua sorte. Come promesso, Ares salvò il suo nuovo discepolo. Diede prova del vero potere di un dio, distruggendo coloro che avrebbero annientato Kratos e i suoi uomini. Quanto a Kratos, per servire il dio della guerra non gli bastavano una spada e uno scudo normali. Le spade del caos, forgiate nelle sudice profondità dell'aria. Le catene si fusero ai polsi di chi le avrebbe portate per sempre, come parte integrante del suo corpo. Un ricordo eterno della promessa di Kratos. In cambio, poteri immensi. L'ira di Ares esplose dal profondo. Ma presto avrebbe appreso il vero prezzo di tali poteri. Un prezzo troppo alto perfino per Kratos. Orribile creatura! So bene chi servi! Torna dal tuo padrone! Di al dio della guerra che non sono più suo schiavo! Digli che non sarà al sicuro finché sarò vivo! Troverò il vaso di Pandora! E lo userò per vederlo tremare e cadere davanti a me. La strada davanti a Kratos era libera, eppure i ricordi continuavano ad affiorare, familiari ed eterni come le spade incatenate ai suoi polsi. Ricordi di quello che aveva fatto nel nome di Ares. Ricordi di com'era diventato schiavo del dio della guerra. Una bestia, privata della sua umanità, sostituita soltanto dalla volontà di uccidere. Nessuno era al sicuro. Interi eserciti caddero sotto i colpi di Kratos e dei soldati che lo seguirono sul suo percorso di conquista senza fine. Tutto nel nome del suo padrone. Chi opponeva una qualsiasi forma di resistenza era schiacciato. Hanno costruito questo tempio in onore della dea Atena! Quest'intero villaggio è un vero affronto per il nostro padrone Ares! Bruciate il villaggio! Rasatelo al suolo! Incitato dal dio della guerra, l'esercito di Kratos era spietato, temuto in tutto il mondo per la sua brutalità. L'unica cosa che contava era conquistare nel nome di Kratos, loro grande leader, ormai diventato quasi invincibile. Non temeva nulla. Ma c'era qualcosa in quel tempio, qualcosa di proibito. Il suo istinto gli diceva di non oltrepassarne mai la soglia, di non mettervi mai piede. Attento, Kratos. Ciò che ti aspetta nel tempio è più pericoloso di quanto pensi. Ma l'avvertimento dell'oracolo del villaggio fu invano. La sua ambizione era più forte. Avrebbe ucciso chiunque lo ostacolasse. In quel momento, la gloria che lo aveva avvolto diventò terrore. L'immagine delle sue due ultime vittime l'avrebbe accompagnato in eterno. Con quel gesto, Kratos non avrebbe più potuto servire il suo padrone. Ora desiderava un'unica cosa: la morte di Ares. Doveva uccidere il dio della guerra. Ares. Morirai per ciò che facesti quella notte.
Kratos, la tua ricerca è terminata. Sei il primo mortale che abbia raggiunto il vaso di Pandora. C'è ancora tempo per salvare Atene. Riporta il vaso nella mia città e usalo per uccidere Ares. Torna ad Atene, Kratos. Torna e salva la mia città. Devi riportare il vaso di Pandora ad Atene, Kratos. Senza di esso non puoi sconfiggere Ares. Dopo migliaia di anni, il vaso di Pandora fu finalmente liberato dalla sua prigione. Kratos era riuscito a trovare il modo di distruggere il dio della guerra. Molto lontano, ad Atene, Ares sapeva che Kratos era riuscito nella sua impresa. E così, piccolo spartano, hai trovato il prezioso vaso di Zeus. Ma non vivrai abbastanza lungo per vederlo aperto. Ci penserò io. Addio, spartano. Marcirai nelle profondità dell'Ade per tutta l'eternità. Mentre la vite iniziava ad abbandonare Kratos, il suo pensiero tornò a quella notte fatale. Anche nella morte, i ricordi, le visioni non scomparvero. Come avrebbe potuto dimenticare di aver versato il sangue della sua famiglia? Un crudele inganno orchestrato dal dio della guerra. Mia moglie... Mia figlia? Come? Erano a Sparta. Stai diventando proprio quello che speravo, Kratos. Ora, con la morte di tua moglie e di tua figlia, niente più ti tratterrà. Diventerai ancora più forte. Diventerai la morte in persona. Mentre le fiamme avvolgevano il tempio, Kratos si rese conto che il suo vero nemico era il dio che un tempo l'aveva salvato. Lo stesso dio che ora l'aveva privato di tutto. Ares! Da questa notte, i segni delle tue terribili azioni saranno visibili a tutti. Le ceneri di tua moglie e di tua figlia rimarranno incollate alla tua pelle senza che possano mai essere rimosse. E con quella maledizione tutti l'avrebbero riconosciuto per la bestia che era divenuto. Con la sua pelle sbiancata dalle ceneri della sua famiglia era nato il fantasma di Sparta. Alla fine, nella morte, aveva fallito. Mentre i servi di Ares reclamavano il vaso di Pandora, la vita abbandonava Kratos e la sua anima maledetta finiva tra le fiamme dell'Ade. E Kratos cadde nel regno dei morti, accolto dal fluire dello Stige, che con le sue forti correnti avrebbe condotto anche il mortale più forte al suo luogo d'eterno riposo. Ma Kratos non aveva ancora intenzione di riposare. Voleva vivere, ritornare sulla Terra e completare la sua missione. Lasciami, pazzo! Non mi trascinerai con te in quel fiume maledetto! C'è ancora una missione per me lassù. La porterò a termine. Ancora tu! Thank you.
fa, Kratos. Arrivi proprio al momento giusto. Ho finito di scavare pochi minuti fa. Chi sei tu? Questa è una domanda interessante. Ma per ora non c'è tempo. Pensa ad Atene. Ma come sapevi che... Atena non è l'unica dea che ti tiene d'occhio, Spartano. Porta a termine la missione, Kratos, e gli dei perdoneranno i tuoi peccati. Kratos tornò, ma troppo tardi. Ares ha preso Atene. Non c'è più speranza. Nessuna speranza. Kratos aveva attraversato il deserto delle anime erranti, superato le mortali trappole del tempio di Pandora ed era riuscito a fuggire dall'Ade. Gli rimaneva dunque un'ultima missione. Zeus! Riesci a vedere di cosa è capace tuo figlio ora? Tu prediligi sempre Atena, ma la sua città giace in rovina davanti a me! E ora possiedo anche il vaso di Pandora! Vuoi che lo usi proprio contro l'Olimpo? Kratos, ritornato persino dal mondo dei morti, non riesci a fare di meglio, padre? Invii un mortale esausto a sconfiggere me, il dio della guerra! Dopo migliaia di anni, il vaso di Pandora fu finalmente aperto. Il potere degli dei fu liberato. Sei ancora soltanto un mortale, debole in ogni sua parte, come il giorno in cui mi implorasti di salvarti la vita. Non sono lo stesso uomo che aiutasti quel giorno. Il mostro che hai creato è tornato per ucciderti. Tu non sai nemmeno cosa sia un vero mostro, Kratos. Preparati ad abbracciare la morte. Preparati a raggiungere la tua famiglia, Spartano. Insegnate molti modi di uccidere un mortale, Kratos. Carne che arde, ossa che si spezza. Ma per distruggere davvero un uomo, devi annullare il suo spirito. Riconosci questo posto, Spartano? È il luogo del tuo più grande fallimento. Forse c'è un modo di cambiare ciò che hai compiuto in passato. Gli incubi che avevano perseguitato Kratos negli ultimi 10 anni avevano ora preso forma e sostanza. E il suo passato era davanti a lui. Kratos! Che succede? Dove siamo? Per gli dèi è tutto reale. Ares, non c'è niente che tu possa fare per fermarmi. Salverò la mia famiglia.
fatto tutto il possibile. Aveva salvato la sua famiglia. Kratos, ti prego, portaci a casa. Hai visto, dio della guerra? Le hai portate via! Ma non ci riuscirai di nuovo! Non puoi salvarti, Kratos. Hai rinunciato a loro per ottenere poteri illimitati. C'è un prezzo da pagare per avere qualsiasi cosa. Non questo, però. Non volevo che loro morissero. Nessun prezzo è troppo alto per quello che ti ho offerto. E tu? Hai rifiutato l'offerta di un dio! Ora non avrai più nessun potere. Nessuna magia! Tutto quello che ti resta è la morte! No! No! Non di nuovo! Avresti dovuto unirti a me, Kratos! Avresti dovuto essere più forte. Per gli dèi! La battaglia non era conclusa. Gli dèi sembravano avere un ultimo regalo per Kratos. Ho ancora alleati nell'Olimpo, Ares. Ora assaggerai la mia tremenda forza! Ricorda, Kratos, fu io a salvarti quando ne avevi davvero bisogno. Non l'ho dimenticato, Ares. Ricordo bene come mi salvasti. Quella notte cercai di farti diventare un grande guerriero. Ci sei riuscito. Kratos aveva raggiunto l'impossibile. Un mortale aveva sconfitto un dio. Ares non esisteva più. La città era stata salvata e sarebbe fiorita di nuovo. Non si poteva dire però lo stesso di Kratos, poiché mentre cercava di ricostruire la sua anima con l'aiuto degli dèi, gli fu rivelata la verità. Atena, liberami dai ricordi che ancora mi perseguitano. Hai agito bene, Kratos. Piangiamo la morte di nostro fratello, ma gli dèi sono in debito con te. Ti avevamo promesso di perdonare i tuoi peccati, e così sia. Ma non abbiamo mai promesso di liberarti dai tuoi incubi. Nessun uomo, nessun dio potrà mai dimenticare i terribili atti che hai compiuto. Alla fine, conscio del fatto che le visioni del suo passato non l'avrebbero abbandonato, Kratos raggiunse le scogliere che si affacciavano sul mare Egeo. Gli dèi dell'Olimpo mi hanno abbandonato. Ora non c'è più speranza. E Kratos si lanciò dalla montagna più alta di tutta la Grecia. Dopo 10 anni di sofferenze, 10 anni di interminabili incubi, tutto sarebbe terminato. La morte l'avrebbe salvato dalla follia. Il destino di Kratos però era diverso. Gli dèi avevano altri piani. Sospeso nell'aria come una piuma, Kratos fu sottratto alle acque del mare e si ritrovò sulla terraferma. Non morirai oggi, Kratos.
Gli dèi non possono permettere a chi li ha serviti così bene di morire di propria mano. I metodi di Ares erano spietati. Bisognava porre fine alle sue distruzioni. Ma ora c'è un trono vuoto nell'Olimpo. Ed è necessario un nuovo dio della guerra. Segui queste scale, Kratos. Ti condurranno alla tua somma ricompensa. E da quel giorno in poi, fino alla fine dei tempi, tutti gli uomini che dovettero combattere, per il bene o per il male, lo fecero sotto lo sguardo attento dell'uomo che aveva sconfitto un dio. Essi furono guidati da Kratos, il mortale che era divenuto il nuovo dio della guerra.